Le finali fanno male all'acre, ragazzi, ed è la storia che parla. Non si dimentichi infatti la finale per la D con la Cavese al Seneto, oppure è quella è per la Lega Pro con la Correggese sul neutro di Fonti. In entrambe le occasioni si parlò di acre gas sfortunato, ma oggi contro la Sangataldese la sfortuna ha influito ben poco e ha vinto la squadra più fresca, meglio organizzata e maggiormente motivata. L'unico merito bengazzurro è sottolineato dal fatto di essere riuscita ad arrivare sino in fondo ed ora iniziare a sperare in qualche ripescaggio. Sarà un'estate di attesa, ma anche ricca di novità e non mancherà tempo per riprendere il discorso. Dal lato sportivo c'è tanta amarezza tra i tifosi che hanno partecipato a questa trasferta con grande fiducia. Purtroppo è andata male, ma onore a questa Sangataldese. La Sangataldese di Santineri riparte in scioltezza sin dai primi minuti e dopo un paio di tentativi a reti, al 18° va in vantaggio, batte Veneroso in area di rigore biancazzurra, Kouamé con una mezza girata a volo, supera il portiere compagno. Un gran bel gol e Sangataldese in vantaggio. Poi però al 24° l'episodio che dà la svolta all'intera gara. Il portiere compagno a gioco fermo colpisce volontariamente Tuccio sotto lo sguardo attento dell'assistente di linea. Espulsione sacrosanta ed aggregarsi in inferiorità numerica. A questo punto esce la spina ed entra il secondo portiere Marzino. La gara si surriscalda, l'Agragas al 29° potrebbe ottenere il pari sul calcio di punizione, battuto abilmente da Licata, ma la traversa gli vieta la gioia del gol. Reazione della Sangataldese con Torregrossa e Velardi, che vanno vicino al raddoppio, ed è così che al 39° un traversone di Veneroso viene deviato di testa nella propria rete dal giovane Candela. Si va a riposo con la compagine Nissena avanti di due reti. Nella ripresa il tecnico di Gaetano sostituisce tre giocatori, Bulades al posto di Ferrande, Baio al posto di Candela e Spinelli per Giardina. Acragas è più sbilanciato, tenta di accorciare le distanze con Villa, ma al 55° si ristabilisce la parità numerica sul rettangolo di gioco. Ferla infatti rimedia un secondo giallo e viene espulso. Acragas è vicinissimo al gol con Villa, che di testa colpisce nuovamente la traversa. Si ha l'impressione che da un momento all'altro la compagine biancazzurra possa accorciare le distanze, anche perché la Sangataldese rimane in 9 per l'espulsione del nuovo entrato Azzara per un brutto fallo su Baio. Invece, ad un paio di minuti dalla conclusione del match, un'incursione di Bianconi mette tra i piedi di Saetta l'invito per il 3-0 finale. Ovviamente dire che siamo dispiaciuti credo che sia superfluo perché dopo una partita del genere, dove comunque non c'è stata una prestazione sicuramente all'altezza della partita che doveva essere giocata, quindi dispiace per tutto l'anno, dispiace ovviamente per la tifoseria che ci ha seguito e ci ha supportato, però purtroppo il calcio è anche questo, quindi bisogna fare complimenti a loro che l'hanno meritato, perché alla lunga l'hanno meritato, però è ovvio che facendo un po' forse un esame di coscienza nostro possiamo dire che sicuramente avremmo dovuto e potuto fare di più. Obiettivamente no, non si può dare soltanto la colpa a un ragazzo che purtroppo magari ha peccato di ingenuità, però voglio dire, non mi sento di addossare tutte le colpe al ragazzo, ma sicuramente la colpa va divisa per tutti quanti noi che eravamo oggi in campo e che non siamo stati capaci comunque di portare a termine un risultato che sarebbe stato importantissimo. Ma l'Agragas oggi è mancata nella fama, nella cattiveria, secondo me, perché comunque sia anche il primo tempo, voglio dire, i gol sono arrivati da un calcio piazzato dove purtroppo abbiamo faticato tanto quest'anno, abbiamo preso tanti gol su calci piazzati ed è una cosa sulla quale avevamo anche lavorato. E quindi l'altro poi su autorete, voglio dire, nonostante non stessimo facendo una grandissima partita, anche dal punto di vista del rischio non avevamo rischiato tanto. Quindi poi è normale che ci si complica
la vita dopo l'espulsione, perché anche mentalmente è una bella mazzata. Però, ripeto, poi paradossalmente sull'1-0 in inferiorità numerica colpisci la traversa. Sul 2-0, in un momento in cui puoi riaprire la partita, perché poi a seguito anche dell'espulsione loro, magari facendo gol sull'altra traversa, sul 2-1 sarebbe cambiato anche dal punto di vista mentale. Però con i se e con i ma non si va da nessuna parte, purtroppo c'è da prendersi le proprie responsabilità, ce le dobbiamo prendere perché avremmo sicuramente potuto fare di più per quelle che sono le nostre potenzialità. Eh sì, è stata una bella partita. C'è stato un episodio che ha svantaggiato voi all'inizio con l'espulsione del portiere, ha fatto una stupidità il ragazzo. Ci ha un po' spianato la strada, anche se noi abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo giocato come volevamo e abbiamo fatto bene alla fine. Cosa ha fatto oggi la differenza tra l'Akragas e la San Cataldese? Bella domanda, cosa ha fatto? Il risultato ha fatto la differenza. Vabbè, noi abbiamo giocato come abbiamo sempre fatto, più che altro, abbiamo mantenuto il nostro standard di gioco, la nostra natura di gioco, ci ha premiato alla fine.